una scuola all'avanguardia, adeguatamente attrezzata per la tutela dell'ambiente e il risparmio energetico. Una scuola ecologica progettata e realizzata a Stio, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. I lavori partiti nel 2009 sono terminati e gli alunni hanno fatto ingresso nel nuovo edificio scolastico Green. Al taglio del nastro non è mancato il sottosegretario alla pubblica istruzione, Davide Faraone, che ha espresso parole d'elogio nei confronti degli amministratori locali per la politica ambientale che stanno portando avanti. Il nuovo plesso scolastico di secondo grado è dotato di pannelli fotovoltaici e diverse altre strutture e impianti che consentono di non inquinare l'ambiente, anche i locali frequentati dagli alunni, e di consentire un importante risparmio energetico. Siamo sempre nel paese dei piatti poveri ma nutrienti, ha evidenziato l'assessore Massimo Trotta. Nell'occasione la comunità, guidata dal sindaco Natalino Barbato, è stata coinvolta in un confronto pubblico su pace e legalità, temi di grande attualità sui quali si è espresso anche il procuratore di Vallo della Lucania, Giancarlo Grippo. Trovandosi di fronte ad una giovane platea, i relatori, con parole semplici ed efficaci, hanno esortato i presenti ad avere rispetto delle diversità, del bene comune e soprattutto delle regole, perché solo attraverso comportamenti corretti si può sperare nella formazione di una società sana, libera da guerre e cattiverie.